rispetto allo stress è importante collegarlo al concetto di salute e quindi al concetto di sicurezza, perché sicurezza sul lavoro, fermo restando la strage dei numeri che noi vediamo tuttora in Italia purtroppo, però sicurezza sul lavoro non è solamente sicurezza fisica ma è anche salute psichica e quindi questo è un valore molto importante. Allora ci sono molte aziende che di questo si rendono conto, altre che invece sono lontani anni luce, diciamo, da questa consapevolezza, e però è importante cogliere che diciamo, il mondo del lavoro sta andando verso sempre una maggiore attenzione a questo, chiaramente con luce ed ombre. Dal punto di vista, diciamo, delle aziende è importante quindi investire in quello che viene chiamato il benessere, no? Lavorativo, perché le persone che rispetto a delle situazioni di stress, anche come posso dire fisiologiche, anche normali, che possono vivere, imparino in qualche modo meglio a gestirlo, perché lo stress si può gestire singolarmente, ma è anche importante che le aziende investano anche con dei corsi di formazione, no? Con degli sportelli di interni di cosiddetto aiuto e di ascolto, in modo tale che le persone, anche diciamo in una forma che si può trovare anonima, sappiano che possono rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto, perché nel momento in cui la persona riconosce dentro di sé un disagio, questo è il primo passo fondamentale per poter evitare di cadere in tunnel che sono pericolosi, come quello del burnout piuttosto che quello del bore-out. Il burnout significa bruciato, esaurito, lo abbiamo visto, diciamo, purtroppo protagonista durante il periodo dell'inizio della pandemia, coinvolgere purtroppo drammaticamente operatori sanitari e medici che fronteggiavano emergenze pazzesche sulle quali appunto si doveva in qualche modo attivare H24 per risolvere situazioni di un'emergenza spaventosa. Però poi dall'altra c'è bisogno, per recuperare questo processo, no, di sovraccarico intensissimo di stress, c'è bisogno di recuperare, proprio per evitare appunto il famoso burnout uguale crollo, no, bruciato. E su questo ci sono anche delle possibilità in azienda che vuole investire per prevenire questo, per gestire questo, per esempio in strutture che operano sull'emergenza dei territori, eccetera, in modo tale che si possa esplorare e dare fiato, no? A dare spazio alle emozioni negative e di anche disagio, di sofferenza di cui ci si è fatti carico, in modo tale da poter in qualche modo far decantare questo, metabolizzarlo e riprendere una vita normale. Diciamo, il periodo di isolamento che noi abbiamo vissuto era, dal mio punto di vista, sicuramente necessario e ci ha salvato la vita, però è anche vero che i prezzi di questo lockdown si sono visti dopo, ecco. No? E questo sia per i giovani, sia per le persone anche più adulte, che rientrando a lavorare magari in una forma che non era solamente di lavoro a distanza, no? Ma anche diciamo, di presenza in ufficio, ci sono stati un po' di luci e ombre, no? In questo rientro, per cui la necessità. Quello che è stato anche molto enfatizzato come valore positivo del lavoro a distanza, del lavoro agile, chiamato un po' maldestramente smart working, ma comunque chiamato così qui in Italia, ha mostrato delle opportunità sicuramente importanti, ma anche delle ombre, no? Sulle quali anche a livello, come posso dire, di organizzazione del lavoro si può fare molto. Per esempio, durante la pandemia anche i ruoli, no, genitoriali sono stati un po' rivisitati all'interno di molte famiglie e quindi, per esempio, sarebbe importante che, per dare proprio valore alla genitorialità, faccio un esempio, i permessi, no, per i papà e per le mamme fossero non limitati a poche singole giornate per quanto riguarda i papà, ma fossero, diciamo, messi a disposizione a parità di retribuzione dei periodi lunghi, diciamo, analogamente a quanto si fa per la maternità. In questo modo le donne che vanno in maternità non sarebbero penalizzate, i papà sarebbero molto più diciamo, portati a una condivisione dei ruoli e a una anche alternanza, e il concetto di genitorialità finalmente in Italia potrebbe decollare. Sicuramente quello che possono fare le aziende è proprio dare un occhio al lavoratore. In questo senso, diciamo, uno degli strumenti che alcune aziende per esempio utilizzano è
lo sportello psicologico, no? Mi viene in mente questo, che comunque va accompagnato anche a livello comunicativo, no? Perché ancora oggi in Italia comunque abbiamo l'idea che chi va dallo psicologo ha necessariamente un problema, no? E anche vergogna un po' a parlarne, quindi sicuramente c'è bisogno di un accompagnamento comunicativo che fa sì che le persone si sentano libere anche di andare e raccontare quali sono le criticità, quindi non necessariamente il problema intimo, personale, che non le fa lavorare bene, ma la criticità organizzativa risolta alla quale gli permetterebbe di lavorare meglio. Questo è solo un pezzetto, naturalmente, no? Io ci aggiungo tante altre attività che ad oggi molte aziende comunque stanno cercando di mettere in campo, che sono anche proprio quelle di pensare alla vita personale del lavoratore. Tanti parlano, che ne so, di asili aziendali, mi viene in mente la palestra collegata comunque con la convenzione con la palestra collegata all'azienda. E questo, diciamo, sono tutti aspetti che hanno a che fare con quello che in genere viene chiamato il welfare. Altro aspetto che possono fare è proprio un cambio organizzativo, un cambio di mentalità, che ad oggi, diciamo, forse è anche quello un po' più difficile da fare, perché questi che ho detto sono strumenti, li metto in campo, come dire, faccio un investimento anche economico e riesco anche a metterli in campo. Quello che dico io invece a livello organizzativo è un po' più complesso, perché ha a che fare proprio con il cambiamento di metodologie che fino ad oggi sono state utilizzate. Quindi secondo me uno dei driver più importanti è quello proprio di switchare dal lavorare per attività a lavorare per obiettivi. Il futuro prevede che ci sia benessere organizzativo, perché quando si lavora meglio anche l'azienda banalmente fattura di più, cioè lo metto proprio su un fattore economico, non solo etico. E naturalmente se l'individuo sta bene, l'organizzazione sta bene, la società in generale riesce ad andare avanti in maniera più efficace, diciamo.